Ed eccoci qui in un nuovo video, ragazzi. Video con la mia top 11 per il fantacalcio per la giornata numero 29. Prima di cominciare ti chiedo, se ancora tu non l'avessi fatto, iscriviti al mio canale, lascia un bel like a questo video e seguimi su Instagram, perché stanno uscendo un botto di nuovi contenuti su Insta. E ora vai con la mia top 11. Da questa giornata ho deciso di inserire, oltre alla solita top 11, di inserire anche, diciamo, due alternative per ogni ruolo, uno solo per i portieri, e in più di metterci la scommessa. In questo modo vi do più varietà di punti di vista. Partiamo col portiere. Nella mia top 11 metto Meretti, il portierone italiano, contro il Crotone. Potrebbe uscirsene con un clean sheet e io lo vedo come il favorito di oggi. Come alternativa vi direi Dragoschi della Fiorentina. Comunque ha una buona difesa davanti, contro il Genoa che non ha questo attacco stratosferico. Dragoschi potrebbe fare veramente molto molto bene. Invece come scommessa, ragazzi, come outsider, vi direi Sepe del Parma, impegnato contro il Benevento. È vero che Sepe prende un botto di gol, è vero che il Benevento tira tanto, però potrebbe anche essere che oggi Sepe se ne possa uscire con soltanto un gol preso, o addirittura zero nella migliore delle ipotesi. Passiamo alla difesa, ragazzi. Come difensore top io vi indico Gosens dell'Atalanta. Ha avuto una stagione di tutto il rispetto, gioca a centrocampo, è contro l'Udinese, per cui non c'è neanche pericolo di prendere chissà quanti gol, per cui Gosens potrebbe far veramente bene, prendere dei bonus anche, e per cui io vi direi mettiamo Gosens. Altro difensore top io vi direi Hakimi dell'Inter, impegnato contro Bologna. Hakimi che gioca fuori ruolo come Gosens, Hakimi che potrebbe portare a casa veramente veramente dei bei punteggi. Ultimo difensore top vi direi Theo Hernandez. È vero che Theo Hernandez ultimamente sta nicchiando, diciamo, sta andando di alti e bassi, ma con la Samp potrebbe veramente riprendersi, e Theo Hernandez io vi direi proprio di metterlo oggi. Non fate l'errore di lasciare giù Theo Hernandez. Come alternative, le mie due alternative sono Cuadrado della Juventus, che potrebbe fare veramente bene, anche se con questo 4-4-2 Cuadrado è arretrato a terzino destro. Lo preferivo e rendeva molto di più quando ti giocava fuori ruolo a centrocampo, però Cuadrado contro il Torino potrebbe fare veramente bene. Altra alternativa oggi, ragazzi, è Faraoni del Verona, potrebbe fare bene, è impegnato contro il Cagliari che comunque ha un discreto attacco, però Faraoni giocando a centrocampo potrebbe mandare dei palloni avanti, pigliare degli assist, perché il Cagliari comunque non ha questa difesa stratosferica, per cui Faraoni potrebbe veramente pigliare dei bonus. E come difensore scommessa io vi direi Ansaldi del Torino, che gioca fuori ruolo a centrocampo contro la Juventus. È un derby, può accadere di tutto, e Ansaldi di fatto è un centrocampista aggiunto, per cui Ansaldi io come scommessa lo schiererei. Passiamo al centrocampo, vi dico i miei 4 top centrocampisti e parto con Zielinski del Napoli. Sta avendo un alto rendimento, impegnato contro l'ultima in classifica. Zielinski non va assolutamente lasciato fuori. Altro centrocampista top che vi consiglio caldamente è Chiesa della Juventus contro il Toro. Di fatto è un attaccante aggiunto, Chiesa va schierato assolutamente. Come altro centrocampista top vi indico Milinkovic-Savic della Lazio. Il sergente contro lo Spezia può fare veramente bene, ti batte anche gli angoli, è facile che pigli su degli assist, per cui Milinkovic-Savic va messo. E adesso vi indico un altro centrocampista top che ha una mezza scommessa, ma secondo me renderà molto bene. Sto parlando di Kučka del Parma, impegnato contro il Benevento. Kučka che è rigorista, e io Kučka lo inserirei nella top 11 di giornata, perché veramente potrebbe fare davvero bene. Tra l'altro il Benevento spesso ha rigori contro. Andiamo alle alternative, e qui vi indico Çalhanoğlu, che viene da una stagione non top, non eccellente, però Çalhanoğlu contro la Samp può fare veramente bene, vuole fare veramente bene, e io Çalhanoğlu oggi lo metterei. Tra l'altro abbiamo anche Ibra in campo, per cui Çalhanoğlu va assolutamente messo. Altra alternativa che è quasi una scommessa è Kulusevski non sta rendendo tantissimo, però oggi contro una difesa non eccellente, Kulusevski impegnato come ala sinistra a centrocampo potrebbe rendere veramente bene, e io rischierei Kulusevski oggi.
Come scommessa vi dico viola. Viola del Benevento. Io vi ho indicato Kučka da mettere nel Parma, ma anche viola del Benevento, che è un rigorista e tira molto, gioca sulla tre quarti. Lui rischia di prendere sempre dei bonus, per cui viola io lo metterei assolutamente. Passiamo all'attacco. Come prima punta vi indico Insigne. Insigne credo che sia la punta più schierabile oggi. Può fare davvero davvero bene Insigne. Batte i rigori, batte le punizioni e Insigne contro la peggiore difesa del campionato, per cui Insigne va schierato assolutamente oggi. Altro attaccante da mettere ovviamente è Lukaku. Lukaku contro il Bologna. Bologna che è orfana di Skorupski, per cui ci sarà Ravaglia tra i pali, neopromosso dalle giovanili da poco, per cui ragazzi io vi direi Lukaku è da schierare oggi. A completare la top 11 io vi direi Ibrahimovic contro la Samp, che vuole cercare altri gol, vuole implementare il suo bottino, e Ibrahimovic oggi veramente può fare davvero male alla difesa sampdoriana, per cui Ibrahimovic è da schierare. Passiamo alle alternative. Qui spicca CR7, lo metto nelle alternative perché vedo gli altri tre come più probabili marcatori, ma CR7 può fare veramente male alla difesa del Torino. E come seconda alternativa io vi indico Muriel dell'Atalanta. Quando gioca è sempre un pericolo per la difesa altrui, e quindi io oggi vi direi Muriel. Tra l'altro oggi dovrebbe partire titolare. Come scommessa, e fa molto strano chiamarlo scommessa, dico Dybala. Dybala che ha delle motivazioni fortissime. Parte dalla panchina probabilmente, però può subentrare e secondo me ha voglia di spaccare il mondo. Dybala può fare veramente bene. Io oggi, se avessi Dybala, lo schiererei. Questa era la mia top 11 di giornata. Ti invito a lasciarmi un commento qui sotto per dirmi se hai qualcuno di questi giocatori e cosa pensi di fare. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale se ami il fantacalcio. Ciao e buon fanta a tutti ragazzi.